Buongiorno, ben arrivati. Oggi purtroppo qua a Rovigo abbiamo la nebbia, però dai, cerchiamo per voi di far uscire il sole. Allora, dove siamo? Siamo allo scampolo dei fratelli Antonioli. Abbiamo due punti vendita, uno a Rovigo, in Viale Porta Adige numero 44. Siamo proprio di fronte al centro commerciale Aliper. E l'altro punto vendita è a Este, in provincia di Padova, in via Ateste. Allora, da noi trovate qualsiasi tipo di tessuto, sia per quanto riguarda l'abbigliamento e sia per quanto riguarda l'arredo casa. E poi abbiamo abbigliamento confezionato che adesso andiamo a vedere. Allora, iniziamo con questa giacchina, che è una giacchina della Wendy Trendy, è in punto Milano e guardate com'è fatta. Allora, è la stessa che sto indossando io. Allora, ha questo collo particolare, vedete, ha il collo a fascia, però vedete, da un lato è più alto rispetto all'altro e poi va giù con taglio asimmetrico con i due bottoncini, vedete, punta più lunga da un lato. La manica è manica lunga perché adesso anch'io, vedete, l'ho arrotolata, però la manica comunque arriva benissimo sino al polso. E dietro, vedete, più corta e svasatina. Questa è bella così, portata chiusa, oppure è molto bella anche portata aperta. Vedete, perché dopo aprendola, vedete, la parte più lunga fa questo bel movimento, queste belle ondine, vedete? Molto bella anche portata aperta. Allora, in bianco e poi mi stanno arrivando il verde, ho ordinato ancora il nero perché naturalmente non ne ho più, e poi il blu, il cammello e il beige. Questi sono colori su questo modello che io avrò già dalla prossima settimana. Quindi, se qualcuna di voi piace, prenotatevi che ve le tengo da parte. Allora, camicia in cotone, camicia che come vedete veste molto, è a taglia unica, un azzurro bellissimo. Allora, il davanti è proprio una maxi camicia che se volete potete anche portarla come vestitino, vedete, perché il davanti comunque arriva al ginocchio e dietro invece va giù più lunga. Oppure la portate con un pantalone sotto, anche con un bel jeans. Allora, davanti, guardate che applicazioni che ha. Ha tutti questi fiori meravigliosi in macramè. Guardate se non è fantastica. Ha questo bel fiorellone qua e altro fiorellone più su. Tutto macramè, tutto proprio applicato su, vedete? È meravigliosa. E poi anche sul giro manica c'è altro macramè. Dietro abbiamo il carré con faldoncino al centro. Bellissima. Anche con un pantalone bianco io la vedrei bene. Dopo, delle maglie, anche queste sono in punto Milano e sono anche qua, abbiamo un taglio un po' strano, vedete? Allora, già partendo dal collo, abbiamo questo collo fatto, vedete così. Poi va giù che il davanti, vedete, abbiamo una parte più lunga, è tutta a taglio vivo sulla parte sotto. Poi abbiamo inserito da un lato quest'altra punta per dare proprio morbidezza alla parte giù. Guardate. E dietro, eccola qua. Anche questo direi che come modello è un modello molto molto strano. Bellissima anche questa, indossata, taglia unica anche questa. Allora, i colori sono il lilla, il bianco latte, il nero, che il nero non manca mai ed è sempre comunque sia d'estate, primavera, autunno, inverno, questo è sempre comunque il nero è sempre il colore più venduto in assoluto. E quindi il nero non deve mai mancare. E il verde acido. Per i prezzi, mi raccomando, chiamateci, mandateci un messaggio su WhatsApp, il numero è sempre quello che vedete qua giù, qualsiasi cosa abbiate bisogno, voi chiamate o messaggiate. Allora, giacchina in gabardine. Allora, qua abbiamo un bel beige caldo come tonalità e poi davanti abbiamo queste scritte, che queste scritte sono, è una spalmatura, vedete? Scritte parte per parte, con la scritta Love,
Poi abbiamo Swarovski. Guarda che luminosa che è. Abbiamo poi la bottonatura con un bel bottoncione, patine, dietro semplicissima, vedete, va giù proprio a linea diritta, taglia unica. Questa potremmo metterla volendo con, vi faccio vedere che sono arrivate delle camicine. Allora, la camicina, vedete, come linea è molto molto semplice, però è, vedete, indossata è stupenda. A parte che anche il tessuto è meraviglioso perché è una viscosa che è morbidissima. Poi fa quella leggera lucentezza, è veramente, veramente meravigliosa. Allora, vedete, va giù di spalla, abbiamo la costina che contorna il giro manica. Dopo qua io ho messo questa collana per fare un po' di stacco dal nero. E se poi mettiamo anche questo bel pantalone con taglio, vedete, a palazzo. Allora, il pantalone è in punto Milano, è una taglia unica. Dopo lui si adatta perché abbiamo elastico in vita, però il punto Milano comunque è molto molto estensibile. E quindi facciamo il nostro bel completino così. Allora, il nostro bel pantalone morbido, la nostra bella camicia, guardate, così. E poi soprattutto mettiamo la giacca che abbiamo visto prima, perché questa io la vedo molto bene abbinata sotto con il nero, perché riprende le scrittine che abbiamo sul davanti della giacca, vedete, così, così, e il nostro pantalone in punto Milano. Anche questo è un completo che costa pochissimo, raccomando, se avete curiosità di sapere i prezzi voi chiamate e dopo così vi diamo anche bene le misure. Poi anche questa è una maxi maglia sempre in punto Milano. Allora, abbiamo sempre sul davanti questo taglio molto molto particolare, vedete, che quando dopo voi la indossate portandola con un pantalone sotto, quando camminate esce la gamba, si vede bene il pantalone che voi mettete giù. Abbiamo dopo i bottoncini, qua abbiamo messo, sì, i bottoncini sono neri, quindi fanno un po' di contrasto, allora possiamo metterlo sotto con un pantalone nero. Vediamo, tipo, lo facciamo così. Allora, vediamo. Ecco qua, vedete? Mettendo sotto, dopo quando voi la indossate, questo è l'effetto finale. Vedete la maglia bella lunga e da un lato si vede benissimo il vostro pantalone. È bellissimo anche appunto il pantalone, anche questo qua con la gamba molto molto morbida. Allora, questa maxi maglia c'è in bianco e in blu. Naturalmente c'era anche la nera, ma se n'è già andata. Però insomma penso di riuscire a trovarla ancora in nera. Poi camicia in misto cotone, morbidissimo, proprio è super super morbido questo cotonino qua. Allora, la taglia è una taglia unica, vedete, e anche questa fa una bella ampiezza. E guardate davanti, cioè, abbiamo tutti questi fiorellini sempre applicati su, guardate se non è stupenda. Il davanti è un po' più corto rispetto al dietro. Dietro sempre il nostro bel carré, vedete qua poi c'è la riga che fa contrasto, perché sul carré la riga è in orizzontale, sul resto invece è in verticale. Faldoncino centrale, molto molto morbida. E questa, volendo, si potrebbe mettere con questo jeans. Allora, la taglia è una taglia M e ha tutte queste applicazioni qua, vedete? Applicazioni sempre in macramè che possono riprendere i fiorellini macramè che abbiamo sulla camicia. E facciamo così. Oppure, se non vi piace con il jeans, anche un bel pantalone bianco. Guardate anche questa giacca. Questa è una giacca sempre in punto Milano. Guardate. Guardate anche qua il taglio, che particolare che è. Allora, vedete quanto va giù ampia? Il davanti poi è un po' più corto, e tasche applicate, i due bottoncini, cappuccio, che finisce, vedete, con cappuccio, dietro più lunga e va giù con queste punte laterali.
che questa è bellissima. E questa è rimasta solo in bianco, perché i colori li ho venduti tutti ieri. Stupenda. Ecco, anche questa volendo la potete mettere sopra alla camicia che abbiamo appena visto, il completo che abbiamo appena visto con la camicia che fa righetta e il jeans. Vediamo, possiamo anche fare, perché questa è comunque una giacchina che voi potete mettere un po' su tutto. Vedete la nostra bella camicia a righe, la nostra bella giacchina chiara e dopo il nostro jeans. Ecco il nostro jeans così, guardate. Stupendo, praticissimo e bello. Poi, altra camicia, sempre in misto cotone, taglia unica anche questa, e guardate, questa ha questo fiore ricamato, vedete, abbiamo il ricamo con un cordoncino tutto col filo lurex, e dopo abbiamo paillette, guardate quanto è bella anche questa, vedete, il modello è sempre quel modello bello ampio, con la spalla scesa, però con la particolarità sul davanti di questo bel fiore dorato. E dietro invece è sempre, vedete, con carré, con la riga in orizzontale e il resto in verticale. Allora, l'altro aveva il faldoncino centrale, invece questa camicia ha le due pieghe ai due lati, vedete? Quindi anche questa comunque dà una bella ampiezza. E si potrebbe mettere con pantalone in punto Milano, questo bel beige caldo, guardate, e facciamo così. Allora abbiamo il beige del pantalone che riprende il beige dorato del ricamo che c'è sulla camicia. Anche questo pantalone è una taglia unica, veste comunque tanto, perché dopo lui si adatta, e abbiamo questa gamba che va giù bella morbida e dopo si restringe leggermente sotto, che fa l'effetto quasi a ovetto, vedete? Ecco qua. Se non vi piace il pantalone così, che è un pantalone un po', diciamo, un po' strano, potete mettere allora, sempre stando sul punto Milano, questo altro pantalone che ha una linea un po' più semplice, vedete la gamba va giù un po' più lineare, diciamo, e poi si restringe leggermente sotto, ma è molto più semplice di quello di prima. Poi abbiamo, vedete, le tasche inserite nella cucitura. Qua abbiamo il bottoncino e la nostra cernierina e dietro semplicissimo così. Vedete, anche questo, volendo, è un beige un po' più chiaro di quello che abbiamo visto prima, lo vedete, sta bene anche questo. Allora, stiamo sempre sulle camicie. Allora, camicia in cotone, il cotone è un cotone elasticizzato. Allora, guardate, davanti semplice. Abbiamo la bottonatura nascosta, abbiamo il davanti un po' più corto rispetto al dietro, la manica è una manica lunga, però essendo con la spalla scesa dopo vi arriva comunque sino al gomito senza nessun problema. E guardate dietro, dietro c'è questo bel fioccone sulla schiena, poi avete, vedete, questa parte qua in trasparenza e anche la parte sotto al fiocco, vedete, si intravede dopo la schiena. Guardate se non è stupenda. Con questo bel fioccone sulla schiena, bellissima, bianca e nera, c'era anche azzurra, ma è già stata venduta. Guardate quanto sono belle, sono particolarissime. E anche queste dopo o mettete con un pantalone in tinta se volete, oppure anche con un bel pantalone gessato o su un bel jeans tranquillamente. Smanicato, guardate anche questo che taglio che ha. Allora è uno smanicato in maglia, è una maglia comunque lavorata in rilievo e fa tutta questa goffratura, vedete, è una fantasia però tutta goffrata. Allora adesso qua lo vedete aspetta, me lo metto anche, lo faccio vedere indossato perché è veramente tanto tanto particolare il taglio di questo gilet. Allora eccolo qua, vedete. Allora abbiamo il davanti qua molto più lungo, la parte destra molto più lunga rispetto alla parte sinistra, guardate. Poi, allora, aperto l'effetto è questo, altrimenti lo potete chiudere, perché qua c'è un laccetto, ve lo chiudete, e poi c'è
il bottoncino che è di qua, vedete? E questo è una volta chiuso. Però io direi che aperto fa molto molto più effetto, ma dopo decidete voi come vi piace di più una volta indossato. Allora, anche questo però è un pezzo unico, eh? Questo proprio ne ho uno solo e questo non mi arriva più. Poi abbiamo questa giacca in punto Milano. Allora, la taglia è una taglia unica da questa. Vedete, ora abbiamo il collo a fascia, abbiamo la bottonatura leggermente spostata sul davanti, non è proprio sulla parte centrale, abbiamo la nostra bella tascona, la manica è una manica lunga, poi sotto c'è tutta questa bella fascia qua, vedete, che contorna il sotto. E questa la possiamo mettere con il pantalone, sempre in punto Milano, sempre della stessa gradazione di blu, e facciamo il nostro bel completino così. Il pantalone è una taglia unica. La particolarità è questo pannello che abbiamo, che però volendo voi lo potete togliere perché vedete la cerniera fa tutto il giro del pantalone. Quindi se il pannello non vi piace o vi stancate, lo togliete tranquillamente. Ok, poi sotto cosa possiamo mettere? Allora, la camicina è sempre in viscosa, che di queste camicine adesso mi sono arrivati diversi colori. Vedete, possiamo fare, allora, visto che la giacchina è blu, possiamo mettere sotto questa camicina in viscosa azzurra, così. Oppure, se non vi piace la camicina così potete renderlo un po' più sportivo con una bella maglia in viscosa che fa righetta in bianco e blu, così. Eccolo qua. Guardate. Ecco anche così, molto molto bello, molto simpatico. Vedete? E dopo il nostro bel pantalone. Oh, camicia. Guardate anche questa camicia, se non è bella. Allora abbiamo una parte con tutti questi fiorelloni ricamati su tessuto, poi abbiamo delle parti in sangallo al centro del fiorellino. L'altro invece davanti è in tessuto con spalmatura dorata. Guardate, è morbidissima. Dopo vedete il contrasto anche della manica. Allora, di qua è tutto uguale al davanti, la manica è uguale al davanti qua con i fiori ricamati. Dall'altra parte invece abbiamo il contrasto, vedete c'è la manica che fa contrasto con il davanti dorato. Dietro, semplicissima, con questo taglio, vedete su questo punto, e anche questa è morbidissima. Vedete dopo per tenere la manica arrotolata c'è questo pezzo, vedete, di tessuto con bottoncino. E quindi dopo voi, se non volete portare la manica tutta lunga, la portate arrotolata, chiusa con bottoncino. Allora, questa camicia con spalmatura dorata si potrebbe mettere tranquillamente con questo pantalone. Pantalone è una felpina, è molto leggera, con tutta questa spalmatura dorata. Guardate se non è fantastico. Tasche applicate. Vedete? Tasche, doppia tasca, addirittura tasca grande con taschino piccolo, poi vedete anche qua un altro taschino inserito sul davanti. Abbiamo la culisse in vita, dopo lei ve la regolate come volete, vedete? E dietro tasche sempre applicate. Allora vediamo come sta. Eccola qua. Ok, altrimenti con questo pantalone qua, volendo, si potrebbe mettere anche questa camicia in cotone con tutte le stelline di paillettes. Guardate anche così quanto è bello. Questa camicia è sempre allora taglia unica. Vedete anche qua abbiamo la nostra bella bottonatura nascosta. Tutte queste stelline ricamate con paillettes, vedete davanti e dietro finisce con queste belle due punte.
è proprio forme. Che questa, vedete, veste comunque tanto. Allora è bella così, con il nostro bel pantalone a spalmatura dorata. Oppure questa camicina qua la potremmo mettere anche con questo jeans qua. Vedete, jeans morbidissimo, con le applicazioni, vedete, con la stellina, con le paillette che riprende proprio la stella della camicia. Guardate, anche così direi che è molto molto bella. Dietro è semplice. Ecco qua. Anche questo è un altro bel completino. E dopo sopra, se volete, soprattutto ho ancora il maglioncino dorato, che è quello lavorato a retina, che mi sa che mi è rimasto proprio l'oro, e possiamo mettere su anche quello magari dopo, alla fine del completo, nell'insieme sta bene anche quello. Allora, e di questo giubbetto che ne dite? Allora, giubbetto in jeans con tutte queste applicazioni, cioè guardate quanto ricamo abbiamo qua, perle, svaroschini, dopo ci sono dei dadini in metallo, cioè qua c'è veramente di tutto. Guardate la parte destra, c'è questo inserto in tulle con questo volto ricamato in trasparenza, paillette, cioè è una cosa strepitosa. Guardate, ricamo sulle spalle, ricamo sulle maniche, frangia inserita, poi guardate il dietro della manica e guardate anche il dietro. Adesso io qua sotto ho messo una magliettina così vedete di più il contrasto che fa, però vedete sempre comunque anche la schiena è tutta in trasparenza con questa retina qua. Cioè io direi che questa è proprio una cosa stupenda. Pezzo unico anche questo, eh. E questo come taglia è una taglia ML. Bellissimo. Bellissimo, direi. Allora. Felpina in cotone con numerini davanti e i numerini sono con spalmatura con disegno animalier. Vedete? Il davanti è un po' più corto, tutto a taglio vivo, invece il dietro ha il fascione doppiato. Questa, volendo, c'è il pantalone abbinato, vedete, pantalone a palazzo, sempre in felpa di cotone. La taglia è una taglia unica, abbiamo culisse in vita, quindi dopo voi ve la regolate, abbiamo le tasche. Sotto il pantalone è sempre comunque a taglio vivo, come il davanti della felpa. E allora, ecco qua il nostro, vedete, guardate che bello che è questo completo. Se magari non volete metterlo con il pantalone, abbiamo anche la gonna. Guardate, la gonna che riprende sempre il disegno animalier che abbiamo sul davanti della felpa. Guardate anche così. Se non sta bene, poi una bella sneak e siamo a posto. La gonna è allora una retina, vedete, che fa il disegno animalier, e sotto comunque abbiamo la nostra foderina in maglina. Ecco qua. Poi soprattutto, guardate anche questo smanicato. Allora, è uno smanicato con cappuccio, il tessuto è un tessuto spalmato, un tessuto impermeabile. Vedete, abbiamo abbottonatura sul davanti e poi fa l'effetto a palloncino sul sotto. Guardate che bello. Questo lo potete mettere sopra tutto, sopra a una giacca, sopra a un giubbetto in pelle, oppure anche sopra alla felpina che abbiamo appena visto. Perché, adesso facciamo... Allora, andiamo bene. Questo veramente lo mettete proprio dove volete, lo abbinate con tutto quello che volete. Guardate, ecco qua, così il nostro cappuccetto e poi abbiamo il nostro pantalone. Ecco qua. Allora. Magliettine in cotone, una maglia di cotone proprio morbidissima. Allora, anche qua è a taglia unica,
vedete, quindi veste anche questa abbastanza. Sul davanti abbiamo questa stampa con questa spalmatura bianca e dopo al centro la stellina in Swarovski. E dietro è semplice. Costa pochissimo sta maglina, eh. Allora c'è azzurra e l'azzurra ha anche abbinato il pantalone. Il pantalone è un pantalone in felpa. La taglia è una taglia XL, però insomma, vediamo adesso quanto cede. Comunque, se volete sapere le misure, qualsiasi cosa, voi mi raccomando chiamate, che noi vi rimandiamo le foto, vi diciamo le misure e tutto quanto. Ecco qua, una volta aperta, vediamo allora quanto fa. Fa un 100 con l'elastico tutto tirato. Allora, è una felpina appunto di cotone leggerissimo. Dopo sui lati abbiamo, vedete, questa fettuccina qua in rasetto che fa un po' di lucentezza, tasche e dietro tasche applicate. E allora facciamo, ecco qua, così. Guardate che bello. Allora, l'azzurro e poi l'abbinato ce l'ho ancora nel beige. Stesso completo, vedete, con il beige. Guardate, via, eccolo là, così. Guardate il beige che bello. Poi c'è anche come colore il verde militare, però non ho più il pantalone, e c'è anche il nero. Però se vi piace fare tutto il completo con il pantalone, vi procuro il tutto, perché qua i pantaloni sono già stati venduti. Perfetto, allora poi guardate questa t-shirtina, che meraviglia! Anzi, è una maxi t-shirt, perché vedete, arriva almeno a me arriva sopra il ginocchio, quindi potrei portarla anche come vestitino. Taglia unica, maglia di cotone e abbiamo questo fiore in organza su un lato. Guardate che, se non è meraviglioso! Allora c'è in bianco e c'è anche in nero. Due bellissime maxi maglie. E poi vediamo con cosa. Ecco, ad esempio, vedete, questa nera la possiamo mettere anche con questo pantalone, che è un pantalone in punto Milano, con questo bel pannello sul davanti. Vedete l'effetto che dopo fa? Perché se voi la portate dopo un po' pizzicata da un lato, così si vede bene il pannello del pantalone. Perché questo pannello, vedete, è chiuso da questi due bottoncini. Anche questa è una taglia unica. Vi faccio vedere. Guardate, anche questo cede comunque molto. Arriviamo a fare un giro vita di 100, quasi 110, una volta che è tutto aperto. Allora, vedete, ora dietro semplice. E davanti abbiamo questo pannello, chiuso appunto da questi due bottoncini scuri. E tasche, anche qua. Anche questo è molto molto bello. Poi un pantalone bianco lo mettete con tutto. Poi magliettine sempre in cotone, taglia unica. Allora abbiamo, è un cotone comunque con un po' di spalmatura, cioè ha una mano stupenda questo cotonino qua, Guardate il davanti, guardate che ricami che ci sono, guardate che particolarità sulla manica. Poi su tutto il davanti della magliettina, l'altra manica, stupenda. Allora, possiamo metterla volendo con questa bella gonna in jeans. Allora, questa gonna adesso mi è rimasta una taglia M. È un jeans molto morbido e cede comunque anche molto, Abbiamo le tasche anche dietro. E ora vedete, allora, come va giù? Avete un po' di svasatura, perché abbiamo dai lati questo inserto, vedete, che dà morbidezza. Anche questa è una gonna molto molto particolare. E allora messa con la magliettina così, guardate, oppure potrebbe stare anche con quest'altra maglia, che è sempre una magliettina in cotone, sempre taglia unica, e con tutto questo macramè sul davanti. Poi abbiamo Swarovskini, guardate quanto è bella, vedete? Poi abbiamo la trasparenza dove c'è il pizzo, il macramè,
Bella, anche così, volendo, potrebbe stare. Oppure con l'ultima felpa che mi è rimasta, la felpa in cotone con il fiorellone in organza, che anche di queste abbiamo vendute tantissimo, adesso mi è rimasta una in bianco e una in nero. Anche così è bella, guardate. Perfetto. Un altro bel smanicato molto molto particolare, anche questo è un tessuto un po' imbottitino e fa sempre comunque l'effetto goffrato. Adesso anche questo ve lo faccio vedere indossato, che a parte la fantasia che è stupenda, ma anche bello proprio il tessuto e il taglio, anche vedete il collo come viene su. Poi guardate, tasche. Abbiamo poi l'automatico, quindi si può anche chiudere. Vedete? Dopo c'è questa punta dai lati e dietro. Questo mettete se siete vestite così di nero, se siete vestite in chiaro. Questo è stupendo, proprio da mettere sopra un po'. Al posto di un cappottino, al posto di uno spolverino, questo adesso in questo periodo qua potrebbe andare perfettamente. Ed è della Wendy Trendy anche questo capo qua, eh. Bellissimo. Allora, stiamo sempre sul bianco e nero. Allora, questa t-shirtina con le righe in maglina di cotone. E dopo abbiamo, vedete, l'abbassamento sotto tutto nero, davanti e dietro. Taglia unica, anche questa, sempre della Wendy Trendy. Allora, volendo, la possiamo mettere con questa gonna in punto Milano. Anche qua abbiamo taglia unica, comunque vedete, anche questa veste molto, si adatta. Poi il punto Milano è elastico, quindi dopo si adatta al vostro corpo. Abbiamo, vedete, il davanti doppiato e sotto esce il tulle. Abbiamo tulle qua, balsa di tulle finale. Guardate se non è fantastica. Guardate anche dietro, vedete la parte più lunga rispetto all'altra e dove esce sempre il tulle. Questa è stupenda. Ecco qua. Se magari non portate le gonne, questa magliettina qua la possiamo mettere anche con il pantalone in punto Milano con il pannello, che anche questo adesso è l'ultimo che mi è rimasto. Vedete? Facciamo anche un altro bel completino così. Questo pantalone, allora, taglia unica. Questo pannello qua è, vedete, quando voi lo indossate, dopo vi regolate il pannello. Perché abbiamo i tre bottoncini. Abbiamo le nostre tasche, aspetta che lo faccio vedere un po' meglio, perché... Allora, vedete? Allora, cede anche questo molto. Arriva a fare un giro vita di 110 tranquillamente. Vedete? Tasche. Dopo, man mano che fate la misura, dopo voi vi regolate il pannello. Dal poco al tanto. Questo è molto molto bello, molto intelligente come pantalone. Perché di solito i pantaloni col pannello, se una signora è un po' robusta, il pannello sta tutto tirato. Invece qua non succede, perché appunto ve lo regolate come volete voi. Ed è l'ultimo anche questo che mi è rimasto, eh. Ok, allora. Via. Adesso vi faccio vedere un bel completo in seta e viscosa, in fantasia, che è un completo... Vedete che potete usarlo anche da cerimonia. Abbiamo la camicia, che è una camicia a taglia unica. Buongiorno. Taglia unica, vedete, con l'apertura che arriva sino al seno. Vedete, collo a camicia. Abbiamo la nostra bella manica importante. Vedete, il taglio è un taglio a raglan. Manica importante, chiusa dopo con un bel polso e con arricciatura. Guardate questa fantasia se non è stupenda. E poi anche il tessuto, proprio a seta viscosa, è super super morbida. È un po' lucidina. Vedete, dietro, così.
il pantalone, anche il pantalone taglia unica con culisse in vita, quindi dopo voi ve lo regolate. Guardate la fantasia come va, va con questa sfumatura più scura sotto e facciamo, guardate che completo che esce. La cerimonia direi che è stupendo, stupendo veramente. Bellissimo. Dopo una bella giacchina sopra, un bel coprispalla un po' particolare e siamo a posto. Vi dico anche quanto fa di misura. Vediamo, aprendo la culisse, guardate quanto veste anche questo. 110 abbondante, quindi stupendo. Ok. Dopo questa fantasia qua c'è anche il pantalone, c'è anche con il nero. Stesso modello, sempre sette viscosa, sempre taglia unica, con, vedete, con il nero. Quindi va giù con la sfumatura dal grigio dopo al nero. E guardate anche questo che bello che è abbinato con la felpa, sempre con il fiocco in organza, così. Pantalone elegante, poi sdrammatizzate un pochino con la felpa in cotone un po' più sportiva. Buongiorno. E con, buongiorno, buongiorno, e con il fiore in organza. Oppure se lo usate da cerimonia lo mettete con una bella camicia in seta. Allora, e di questa, beh, è una maglia arretata, dai, diciamo. Guardate, tutto filo di cotone che forma questo, questa lavorazione. Adesso io sotto ho messo la magliettina in cotone con colore un po' di contrasto, così vedete meglio come com'è fatta. Vedete, allora sul davanti è un po' più corta, vedete, tutto con questo traforo che è una cosa stupenda. Guardate anche la manica, una bella manica lunga. Dietro, questa ecco, è bella portata se volete o con una maglia da fare una cosa più semplice, oppure potete metterla sotto anche con una bella camicia. Camicia sempre comunque con colore di contrasto, in modo che si noti bene la lavorazione della maglia sopra. Oppure d'estate è bella portata anche con un corsetto sotto. Avete il vostro corsetto sempre di colori di contrasto e dopo sopra questa maglia arretata qua, che è una cosa stupenda. Allora, c'è in beige e c'è anche in beige un po' più dorato, un po' più caldo. Vedete, sempre lo stesso modello. Allora, se noi vogliamo, possiamo anche metterlo con questo pantalone qua, che è un pantalone in gabardine di cotone elasticizzato. Vedete dopo, allora, la gamba va giù diritta. Guardate che bello che è. Il beige è lo stesso beige della magliettina che ho messo sotto. Allora, il pantalone è una taglia 46. Allora, abbiamo le tasche. Abbiamo dopo sotto, finisce con questo bel risvoltone. Piega dopo, vedete, sul centrale del pantalone. E dietro abbiamo la tasca a filetto. Ecco qua. Anche questo è un completino che viene a costare poco. Mi raccomando, qualsiasi cosa abbiate bisogno, voi chiamate. Poi, smanicato. Allora, questi smanicati qua, allora, è lo stesso modello che abbiamo tenuto in punto Milano, che sono quelli un po' più corti davanti rispetto al dietro e che si restringono leggermente, vedete che fanno l'effetto un po' a ovetto. Adesso è arrivato in jeans. Guardate quanto è bello anche sugli jeans, che il jeans dopo lo mettete su tutto. Guardate indietro, molto più lungo. È un jeans molto molto morbido, perché è un jeans slavato, morbidissimo. Allora, se noi facciamo, vediamo, adesso lo faccio vedere anche con questa magliettina qua sotto. Allora, questa maglia è in puro cotone. Guardate anche questa che taglio particolare che ha. Ha da un lato inserito questa punta, che è sempre in puro cotone. E dopo le cuciture sono tutte a taglio vivo. Guardate, meravigliosa. Ciao! Ciao! Allora, possiamo fare che facciamo così. Così vedete anche bene l'effetto che fa lo smanicato. Ecco qua. Vedete? Che bello. E ciao, possiamo mettere sotto il pantalone in jeans.
così, con le sfumature dall'azzurro al bianco. C'è anche... Eccolo qua. Per le misure, qualsiasi cosa, mi raccomando, noi siamo qua per accontentare tutte voi. Questo vediamo l'ultimo completo. Allora, completo in punto Milano, questo bel grigio cenere, che anche il grigio adesso è un colore che sta andando molto. Allora, vedete, allora abbiamo la maglia a taglia unica, con davanti queste pieghe che danno morbidezza. La manica è una manica tre quarti. Poi ho messo questa collana qua con tutti questi ciuffetti e queste palline in caucciù. Dietro è così, sempre con le pieghe. Vedete che riprende un po' la piega che abbiamo sul davanti, però sul davanti è un po' più alta, vedete, rispetto a dietro. E il pantalone è sempre punto Milano, sempre taglia unica, con la finta cerniera, vedete, elastico in vita, tasche, e si restringe leggermente sotto, vedete, con questo taglio qua dopo in obliquo. Ecco qua un altro bel completino. Dopo, allora, visto che qua ho messo la collana nera, volendo possiamo mettere sopra, guardate, questo spolverino. Allora, è sempre in punto Milano, uno spolverino, allora, che arriva a caviglia. Abbiamo la nostra bella cerniera sul davanti, tasche applicate con pieghette sulla tasca per dare, vedete, morbidezza, cappuccio, manica, una manica bella lunga, e dietro così, con faldone centrale. Quindi anche questo è bello morbido una volta indossato. E possiamo fare, allora, avete il vostro bel completo grigio e possiamo completare il tutto con sopra questo spolverino con cappuccio. Eccolo là, così. E il nostro bel pantalone. Eccolo qua. Perfetto. Allora, io vi ringrazio, spero, insomma, che non vi siate annoiate. Ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutte, qualsiasi cosa abbiate bisogno voi chiamate. E se, mi raccomando, anche seguiteci su YouTube. E ci vediamo alla prossima. Grazie a tutte e buona giornata. Grazie.